Salve ragazzi, oggi nuovo video, siamo ritornati qui dopo tanto tempo, ma oggi partiremo col botto. Sì, come dicevo, è da tanto tempo che non ci vediamo qui su YouTube, ma sono stato davvero tanto innaffarato. Ma come vi ho detto, oggi partiamo col botto. Oggi andremo a presentare questi due gioiellini, iPad Air e Apple Pencil, che poi mai tra leggermi da un'altra parte. Comunque, Apple Pencil di seconda generazione, che abbiamo qui alle mie spalle. In particolare oggi parleremo di questo gioiellino. Questo appunto è un iPad Air del 2022 con il processore M1 al suo interno, che è anche quello che avete sul mio computer MacBook Air con M1. Ma partiamo dal peso, infatti pesa 461 grammi, a malapena neanche mezzo chilo, e per uno spessore totale di 6 mm, davvero molto poco. Questo iPad presenta ovviamente i tasti del volume sulla parte qui in alto, mentre in basso per nulla, e invece su queste due parti, una e due, presenta 4 speaker insieme al tasto di accensione, che funge anche da tasto di Touch ID. Infatti è molto preciso per quanto mi riguarda e sbaglia davvero molte poche. Lo schermo di questo iPad è davvero magnifico, anche se i neri non mi fanno davvero tanto impazzire, ma comunque è uno schermo da 10,9 pollici, leggermente più piccolo rispetto al Pro, che è da 11 pollici, ma veramente non si nota neanche all'occhio la differenza. Questo iPad in particolare è dotato di un display Liquid Retina True Tone, che ha una luminosità fino a 500 nit, davvero molto potente, anche sotto il sole si vede molto bene, per fare quindi lavori anche in esterno, magari è molto comodo anche da portare in giro, specialmente se abbinate la Magic Keyboard per iPad, insieme anche a questa meravigliosa Apple Pencil, che insieme all'iPad fa un ottimo lavoro. In particolare questo schermo ha una risoluzione di 2360x1640 pixel, davvero una densità molto elevata, quindi ha una risoluzione anche molto elevata. Come vi dicevo, questo iPad ha il chip M1, e questo iPad presenta 8 core di CPU e 8 core di grafica, quindi un Neural Engine da 16 core, e presenta 8 GB di RAM. Ma ora parliamo della telecamera. Infatti questa telecamera è una telecamera da 12 megapixel con apertura massima di f1.8 e uno zoom digitale fino a 5x. Questa fotocamera è dotata di uno Smart HDR 3, quindi molto avanzato. Ha la stabilizzazione automatica dell'immagine. Questa fotocamera può registrare i video in fino a 4K, fino a 30 frame per il 4K, mentre 60 con un HD. Ovviamente anche i video sono stabilizzati, per quanto si possa stabilizzare questa piccola fotocamera. Anche la fotocamera frontale è molto avanzata, infatti ha un'apertura, ha un'ampiezza di 122 gradi che permette di effettuare il center stage, cioè appunto l'inquadratura automatica dei volti, anche se questi si spostano. E vi devo dire, funziona molto bene, io l'ho provata, è davvero molto molto precisa. Anche questa ovviamente da 12 megapixel. Questo iPad è dotato di Wi-Fi di sesta generazione e Bluetooth 5. Parliamo adesso della batteria, che è davvero molto longeva. Infatti Apple dichiara circa 10 ore di autonomia per questo iPad, ma per un uso normale, per un uso quotidiano, io ne ho anche riscontrate maggiori, riesco direttamente ad arrivare a fine giornata con un 30% di batteria, comunque anche se lo uso, non dico sempre, ma la maggior parte del tempo. Una novità rispetto al mio iPad precedente, che se vi ricordate era un iPad di sesta generazione, un iPad standard, è l'introduzione dell'USB-C. Infatti posso connettere il mio dock station che ho alle mie spalle e quindi connettere sia il monitor sia l'Ethernet e lavorare in modo più fluido e molto più veloce con internet, molto quindi più veloce. Questo iPad è disponibile in 5 colorazioni differenti: questa che ho io, che è la Galassia, il grigio siderale, il viola, il rosa e addirittura anche il blu. Se lo volete acquistare, vi consiglio la versione da 256 GB di spazio, ne ho parlato anche nel video dell'iPad di nona generazione. Secondo me 64 GB sono davvero molto pochi, sono magari utili per persone che non devono fare troppo nella vita quotidiana, non richiedono tanto da un iPad, devono solamente vedere solamente i contenuti multimediali al suo interno. Se invece dovete lavorarci, dovete
usarlo per scopi scolastici, per scopi di lavoro, vi consiglio più che altro una versione da 256 GB di spazio che vi bastano e avanzano. Questo iPad è disponibile anche una versione cellular, non questa che è la versione solamente GPS, ma va a costare quasi 200 euro di più. Non so se consigliarvela, sinceramente non è comodo parlare con un iPad così, non è comodo, ma è comodo solamente se dovete navigare in internet fuori casa, ma se avete il wifi a casa e raramente vi spostate. Io consiglio semplicemente una versione GPS, in quanto nel caso in cui doveste proprio uscire, fate lo spot dal telefono, anche perché anche quello è molto veloce e avete risolto la situazione. Quindi cosa dirvi? Questo iPad è un iPad davvero davvero molto molto bello, molto veloce, molto compatto. Grazie quindi anche all'Apple Pencil, che è molto più precisa rispetto alla 1. Io ho avuto tempo di provarlo circa un mesetto e davvero mi sono affezionato e non riuscirei più a tornare indietro. Nella confezione di questo iPad potete trovare veramente poche cose, ma è classico di Apple, solamente alimentatore da 20W e classico cavo USB-C. Per il resto nient'altro, non è dotato neanche di jack per le cuffie, quindi le cuffie non... o vi comprate un paio di cuffie Bluetooth o semplicemente comprate l'adattatore USB-C jack e siete a posto. Nel caso il video vi sia piaciuto, lasciate un like qui sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. A voi non costa nulla, ma mi rendete molto felice. Al prossimo video, ciao!